Un tempo mi alzavo ogni mattina alle 4 per non rientrare che tardi la sera. A seguito di un incidente sul lavoro, mio marito è rimasto invalido. Ero dunque la sola ad occuparmi di una grande famiglia molto povera. Abbiamo avuto 9 figli, di cui 3 vivono ancora con noi. Con noi abitano anche nostra nuora e 6 nipoti. La comunità mi ha spinta a partecipare al progetto di Agricol. Ho seguito una formazione in agricoltura biologica e in allevamento di pollame. Al di là dei corsi teorici, è soprattutto il viaggio di scambi, organizzato da Agricol in altre regioni dove queste tecniche sono già messe in pratica, che mi ha davvero motivata a lanciarmi. Adesso non capitano quasi più periodi in cui ci tocca patire la fame. Grazie all'orto e al pollaio, la nostra esistenza è diventata più sopportabile. I bambini sono nutriti meglio e posso mandarli a scuola. Ho imparato molto con questo progetto. Adesso trasmetto quello che so alle donne del villaggio. Abbiamo costituito una cassa di risparmio solidale. Questa permette di prendere in prestito il denaro sufficiente per pagare il materiale scolastico dei nostri figli, ad esempio, e di rimborsare il prestito al momento opportuno. Ciò ha davvero rinforzato la coesione. Li incoraggio a vendere i loro prodotti localmente e a prezzi equi. Mostro loro come preparare pasti semplici e a buon mercato con ciò che coltiviamo. Hanno visto che quello che facevo permetteva di migliorare veramente la nostra quotidianità. Ora ascoltano i miei consigli e contano su di me.